Salve a tutti, io sono Giuseppe, lui è Gianluca e questa è la nostra rubrica Kinecticut Lab. Oggi, dopo una serie di video, siamo arrivati finalmente al fulcro di questa rubrica e parleremo, mi sembra che siamo alla sesta puntata. Sì, e parleremo di quello che è il fulcro di tutto il movimento. Praticamente parleremo di dismorfismi, paramorfismi, di turbe, della nostra comunque del nostro rachide, volgarmente chiamata colonna vertebrale, le nostre vertebre, e lo faremo in una serie di video che andrà avanti nelle prossime puntate. Quindi io vi invito sempre a restare con noi. Oggi Gianluca ci parlerà di che cosa, da che cosa vogliamo parlare, da che cosa vogliamo partire più che altro, perché è un argomento molto complicato. È un argomento molto complicato che andremo prima a trattare nella globalità, quindi in modo molto generale, e poi nelle seguenti puntate andremo a trattare i problemi, diciamo, che riguardano la colonna vertebrale uno per uno. Li andremo a snocciolare sempre comunque in maniera semplice e intuitiva, anche perché comunque si parla di qualcosa che tutti abbiamo, sì, bene o male abbiamo tutti quanti abbiamo sofferto comunque nella vita, credo, almeno una volta di un problema. Dice: ah, mi fa male la schiena, ah, che è successo? Il dolore a volte è causato da determinate cose che andremo adesso ad esaminare. Ok, allora buttiamoci, immergiamoci in questo argomento e cerchiamo di saperne di più, ma con semplicità. Vai. Okay, vado. Allora, la colonna vertebrale, volgare, il rachide, che cos'è? È, diciamo... possiamo dire che è l'anima del corpo, ok? E ovviamente sta benedetta colonna vertebrale non è dritta. Se fosse dritta non ammortizzeremmo gli urti, non scaricheremmo bene il peso. Un pilastro. Praticamente. E sarebbe molto più soggetta quindi a rotture. Invece, come sappiamo, la colonna vertebrale è estremamente resistente. Questo proprio grazie alla sua forma, ok? Abbiamo due lordosi, due cifosi. Perché si chiedesse che cosa sono lordosi e cifosi? Sono delle curve fisiologiche, cioè delle curve che ci devono essere. Sono praticamente, servono per ammortizzare, e giustamente, come ha spiegato già Gianluca, appunto servono appunto per scaricare il peso. Se noi avessimo la colonna vertebrale completamente diritta, ogni urto, dalla testa comunque ad un salto, comunque ogni cosa, andrebbe completamente a compromettere i dischi e lo scheletro stesso. I nervi. Di tutto. Vasi sanguigni, perché ricordiamo che nelle vertebre comunque ci sono dei fori, e in questi fori, a seconda di dove si trovano, passano arterie, passano vene, passano anche nervi, quindi specialmente... Quindi queste curve ci devono essere. Queste curve, okay, ci devono essere. Ma il problema quando avviene? Allora, il problema avviene quando, partendo proprio dalle cose più, diciamo, semplici, quando ci sono delle turbe, ok, dello schema corporeo. Queste turbe dello schema corporeo, il soggetto, quando ha questo tipo di turbe, risulta impacciato nei movimenti, li controlla male. Oppure quando c'è una turbe, per esempio, nell'organizzazione dinamica di sé, nel senso che non, il soggetto è scoordinato e ha poco equilibrio, oppure peggio ancora quando ha un problema proprio nella dominanza laterale, quindi non ha consapevolezza e conoscenza sia dell'asse che dei due emicorpi, oppure quando c'è una turbe, diciamo, nell'organizzazione proprio, nell'esecuzione del movimento nello spazio-tempo. Quindi il soggetto non riesce ad organizzare il movimento ed eseguire lo schema motorio in relazione allo spazio intorno a sé, e soprattutto non riesce a calcolare magari anche il tempo. Quindi queste sono turbe e sono problemi che si possono risolvere comunque con una buona rieducazione motoria, che deve partire prima di tutto a livello psicologico, e quindi proprio sono cose terra terra, diciamo, nella conoscenza di sé. Cosa diversa invece sono gli atteggiamenti viziati. Un atteggiamento viziato che cos'è? Fondamentalmente, come dice già l'espressione stessa, è un atteggiamento che non è corretto, ok? Quindi questo atteggiamento il soggetto lo assume quando per esempio non ha proprio acquisito
la capacità di controllo e di conoscenza del proprio corpo, oppure, quindi dei movimenti, oppure l'ha persa, per esempio, per un periodo di inattività, quindi per esempio un trauma, un allettamento anche. Quindi che cosa succede? Che a livello nervoso, ok, si va, diciamo, perché c'è sempre comunque una memoria, però si va un attimino a perdere la capacità di controllo, si vanno ad assumere delle posture, degli atteggiamenti compensativi, che comunque sono poi espressione di schemi motori errati, e comunque questo è l'atteggiamento viziato. E con una buona rieducazione motoria si può tranquillamente risolvere questo problema. Cosa ancora diversa sono i paramorfismi. Sì. Benedetti paramorfismi, uno sente para, già si pensa al paranormale. Effettivamente sì, sono delle situazioni paranormali che avvengono. Rimanendo sempre nella colonna vertebrale, abbiamo, diciamo, i due corpi, no? I due emicorpi. Se la componente muscolare, ti interrompo un secondo, emicorpi, non ci dobbiamo fare strane idee, sono praticamente il nostro corpo, perché non vorrei che qualcuno rimanesse un pochettino interdetto sentendo queste cose, dato che è diviso destra e sinistra, semplicemente questo. A livello anche cerebrale è praticamente, vabbè, fatto ad X, al croce, noi sappiamo che la parte del cervello, il controllo nervoso, sì. Il controllo nervoso, la parte destra del cervello controlla la parte sinistra, la parte sinistra del cervello controlla la parte destra del corpo, ok? Quindi quando si parla di emicorpi vuol dire che noi abbiamo una mano destra e una mano sinistra. Non so se il video verrà specchiato o quant'altro, comunque per noi è giusto così. Comunque, per questo, quindi, questo conoscere, quindi abbiamo questa persona, gli emicorpi, poi... Esattamente, quindi che cosa succede? Abbiamo un'alterazione della componente muscolare, quindi magari abbiamo un muscolo che tira troppo, l'altro che tira troppo poco o viceversa, e questo va a far assumere al soggetto una postura proprio, quindi uno schema anche corporeo poi nel movimento errato. Trattandosi di alterazioni della componente muscolare, con una buona rieducazione posturale e ovviamente con un trattamento kinesiologico, si può risolvere, diciamo, nel 99,9% dei casi, tranquillamente. Differenza con i dismorfismi invece qual è? Nel paramorfismo non ho contemplato la componente scheletrica, perché effettivamente la componente scheletrica non è ancora intaccata, o meglio, il danno non è instaurato, quindi il dismorfismo non si è andato a instaurare nella componente scheletrica. Nel momento in cui si instaura nella componente scheletrica, e ovviamente ci sono poi dei range che non stiamo qui a spiegare, altrimenti la puntata diventerebbe lunghissima e noiosissima, mortale, perché anche dovremmo spiegare anche perché, per esempio, un angolo scoliotico è da considerare in un modo piuttosto che in un altro, quindi come calcolarlo, poi ci sono diverse scuole di pensiero, e poi giustamente fai skip del video perché dici che vanno via, in effetti sì, perché... Comunque, per esempio, invece, nei dismorfismi ovviamente è intaccata anche la componente scheletrica oltre un certo range, e qui il lavoro è da fare in equipe. Il kinesiologo ha un ruolo fondamentale, come sappiamo, la ginnastica correttiva, cosa più brutta non esiste. Correttiva, posturale, ci sono tanti termini. Ma comunque è un trattamento kinesiologico. Comunque, poi, se sono dei gradi gravi, c'è bisogno dell'intervento ortopedico, c'è bisogno del fisioterapista, c'è bisogno del kinesiologo. Quindi è un qualcosa che si deve risolvere in equipe, diciamo. Una volta dette queste quattro cose, è chiaro che la postura, quindi anche il movimento, diciamo, è un qualcosa di estremamente importante nella nostra vita. Basta un nulla per andare a modificare questo gioco di forze e andare a rovinare
in maniera reversibile o meno, ovviamente, la macchina perfetta che è il corpo umano. Qui sta nel posturologo, sta nel kinesiologo, sta proprio nell'ortopedico, nel fisioterapista, poi sempre andare a capire qual è la causa del problema. Se la causa è biomeccanica, se la causa è psicologica. Sì. Per esempio abbiamo visto che nelle turbe, negli atteggiamenti viziati anche, il problema è prettamente psicologico, proprio nelle turbe addirittura di acquisizione di determinate cose che sono fondamentali, come per esempio nella lateralità. E qui si potrebbe aprire anche una parentesi, un argomento bruttissimo che io non amo trattare perché diventerei estremamente polemico, però perché andando avanti abbiamo sempre più persone con queste turbe? Abbiamo persone con queste turbe perché la persona non si muove, i bambini non si muovono, i bambini non scendono in strada a giocare, i bambini non giocano con altri bambini, i bambini stanno seduti, i bambini non fanno attività motoria a scuola. I bambini non fanno i bambini. Questo diventano automa, cioè tanti piccoli robot che camminano, ok, studiano, stanno seduti, vanno a scuola. Per carità, lo studio è importantissimo, noi siamo i primi che comunque continuiamo a studiare. Giorno per giorno. Io prima ho chiuso i libri che dovevo dare un esame, però noi abbiamo giocato, noi sapevamo, la coordinazione a modo nostro l'abbiamo trovata. Ci arrimbeccavamo sugli alberi, ci facevamo di tutto. Ma anche nella scuola, io ricordo per esempio nella scuola, anche alle elementari o alle medie, l'attività motoria era fatta meglio. Sì. Cioè, una volta era fatta meglio, adesso si è ridotto sempre di più l'attività motoria. Cioè che una volta nemmeno io fui fortunato, ho avuto un insegnante di educazione motoria alle elementari che era un laureato ISEF. Però molte volte l'attività motoria nella scuola elementare, che è la parte più importante dello sviluppo motorio del bambino, ok, della creazione proprio di uno schema corporeo, che ha, è affidata a maestre che, per carità, saranno bravissime ad insegnare matematica, saranno bravissime ad insegnare italiano, ma non sanno un accidente di movimento. E l'attività fisica è affidata a queste persone, che per carità di Dio nulla in contrario, nulla contro queste persone, ma se io sono ingegnere, faccio l'ingegnere. Beh, non faccio il kinesiologo. Se sono macellaio, non vado a fare l'ortopedico. No, faccio il macellaio perché senza dubbio mi riesce meglio. E soprattutto non vado a rovinare una generazione, perché di questo si tratta. Quindi, chiusa questa breve parentesi polemica, questi erano fondamentalmente i problemi che vanno ad intaccare dal grado minore al grado maggiore gli schemi corporei e la postura, specialmente nel racchite, come vedremo nelle prossime puntate. Quindi rimanete con noi, seguiteci. Quindi abbiamo appena detto che sarà una serie di puntate che vi invito a seguire una dopo l'altra, perché saranno un concatenarsi di eventi, fondamentalmente di argomenti molto importanti e molto utili per chi volesse fare attività fisica, anche per capire un pochettino se stessi. Io come al solito io vi saluto, il video finisce qui, vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Io vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao!